Come abbiamo visto nella prima parte di questo episodio, il nostro armiere viene proposto per la più alta ricompensa al valor militare. Ma Bonannini non dà tempo alla burocrazia di svolgere il suo iter, che nel frattempo un altro Blenheim viene spedito in fondo al mare. Dopo questo ulteriore abbattimento, la proposta di decorazione viene formalmente accettata e a Bonannini verrà conferita la medaglia d'oro al valor militare, cosa di rado concessa ai militi ancora in vita. E questa è la motivazione. Armiere di velivolo plurimotore da ricognizione marina a lungo raggio, partecipava a numerosissime azioni di guerra, dimostrando in ogni circostanza eccezionale sprezzo del pericolo, alto senso del dovere e sereno ardimento. In prossimità di munitissima base nemica, in 9 cruenti combattimenti sostenuti, abbatteva 7 velivoli da caccia. In una particolare azione di esplorazione, assalito da 3 caccia nemici, dopo averne abbattuto uno, resasi inefficiente l'arma principale a bordo, con estrema abilità e sangue freddo, smontava un'altra arma posta nel settore secondario, riportandosi nella torretta centrale, azionando in condizioni difficilissime, colpiva ripetutamente e metteva in fuga i rimanenti assalitori. Durante un'azione con bimotore di nuova dotazione, benché ferito alla mano destra, aggrappato alla sua arma, sventava i rabbiosi attacchi di 2 caccia nemici, abbattendoli entrambi in fiamme. Magnifica tempra di soldato e fulgido esempio di eroismo che illumina di vivida luce le più alte vette dell'ardimento dell'arma e della sua specialità. Nonostante l'alta decorazione sia stata sollecitata da Mussolini stesso, colpito dalle sue gesta, Bonannini chiede invece, in luogo di essa, di poter essere promosso e di passare nel servizio attivo. Così, per disposizione dello stesso capo di governo, viene promosso da aviere scelto al grado di aiutante di battaglia. Il 5 novembre 1942, l'RS-14 numero 7 della 170esima squadriglia, nei pressi di Capo Bon, viene attaccato da 2 Bristol Bullfighter. Una gragnuola di 30 colpi si abbatte sull'ala e sulla fusoliera. Il pilota, tenente Prunetti, si abbassa a pelo d'acqua, così l'idro acquista un po' di velocità e soprattutto Bonannini, che si trova nella torretta dorsale, può fare fuoco nella posizione migliore. Ecco così che un bullfighter viene colpito e si schianta in mare. L'altro, danneggiato, deve ritirarsi. Il 6 gennaio 1943, al largo delle Baleari, 2 Blenheim avvistano l'isolato Kant Z506. A bordo del nostro aereo sono tutti preoccupati. Sarà difficile portare a casa la pelle stavolta. Il marconista avverte la base, così sapranno trovarli se vanno giù, e si prepara già a gettare in mare il cifrario segreto in caso di abbattimento. I piloti danno tutto gas, ma sanno che al massimo possono solo ritardare l'inevitabile. I 2 bimotori inglesi aumentano la velocità e si mettono in posizione per l'attacco. Serrano le distanze ed aprono il fuoco. Ma non sanno che ad accoglierli c'è la Breda Safad 12-7 di Bonannini. La mitragliera dorsale risponde al fuoco con rapide ma precise raffiche. L'armiere è tutt'uno con la sua arma e continua a sparare. Il Bristol di sinistra perde quota, rallenta e si schianta in mare. Il secondo apparecchio inglese piomba fulmineo ed apre il fuoco. Bonannini avverte un colpo duro alla gamba. Sente già il sangue che gli cola giù lungo la tuta. Ma continua la sua azione. Mira deciso, preme i pollici sulla leva di sparo. Parte un'altra raffica. Il Bristol vira, si abbassa e finisce in mare, sollevando una grande colonna d'acqua. Bonannini può tirare il fiato ora e finalmente si può adagiare indietro. L'equipaggio corre a fargli festa, lo tirano su e lo medicano. Per l'ennesima volta il mitragliere della morte, in nome dell'Italia, ha vinto. Purtroppo di questi eventi non è stato possibile reperire il diario storico di squadriglia, che forse non è stato mai redatto o forse è andato perduto in conseguenza degli eventi successivi all'8 settembre 1943. A differenza di tanti mitraglieri dei bombardieri alleati, bisogna tener presente che mentre questi generalmente volavano in grosse formazioni e che si difendevano l'uno con l'altro,
Bonannini, invece, ha volato quasi sempre in missioni isolate e, come sovente in caso di mezzi italiani, su un velivolo meno armato e protetto di quelli avversari. Ad esempio, l'asso dei mitraglieri abbattitori britannici, Flight Sergeant F.J. Barker, con 12 vittorie, operò su un caccia e non su un bombardiere, cioè sul Bolton Paul Defiant, armato di una torretta con 4 mitragliatrici. Mentre l'asso dei mitraglieri americani, Master Sergeant Michael Aruth, con 17 vittorie, operò su un B-17, bombardiere che da solo aveva dalle 10 alle 14 mitragliatrici, contro le 3 del Cant Z506 o del Fiat RS-14. Inoltre, come abbiamo visto, i bombardieri americani normalmente volavano in grosse formazioni di velivoli che si proteggevano a vicenda. Così che il singolo attaccante si trovava di fronte non solo le mitragliatrici del velivolo attaccato, ma anche quelli degli altri apparecchi della formazione. Infatti, molte delle vittorie dell'asso americano sono condivise con altri mitraglieri di quelle formazioni. Questo la dice lunga sulle capacità di Bonannini. Dopo aver sfidato la morte in guerra nei cieli per mano di aerei nemici, Bonannini perderà la vita in tempo di pace a causa di un aereo italiano. Il 7 settembre 1961 Bonannini decolla a bordo del Macchi M416 in compagnia del maresciallo pilota Garibaldi Spinelli, già suo compagno d'arme in una missione di guerra. L'apparecchio parte dall'aeroporto di Frosinone per raggiungere quello di Guidonia, quando nei pressi di Patrica l'aereo ha una avaria e precipita al suolo in località Marcatino. All'impatto entrambi i passeggeri moriranno. Bonannini era l'orgoglio di Olbia e quando morì lo piansero tutti in città. Ancora oggi si ricorda la grande folla che lo accompagnò per il suo ultimo volo. In suo ricordo gli verrà dedicata una via di Olbia.